Cos'è successo, Annabelle? Oh, sei calda! Ti sei ammalata! Non piangere! Ora ti curiamo! Guardiamo la gola! Non è rossa! Misuriamo la temperatura. Tieni il termometro. Adesso ascoltiamo il respiro. Annabella ha la febbre alta! Tutto chiaro! E dobbiamo curarti! Per abbassare la temperatura dobbiamo mettere un panno freddo sulla testa. Controlliamo la pelle. Non c'è rossore. Bisogna anche controllare che non si siano infiammate le orecchie. Bisogna fare la puntura. Voltati, non ti faccio male. Adesso guarirai molto in fretta. Stenditi nel lettino. Ti preparo un succo di frutti di bosco. Ho l'olivello, il mirtillo e il ribes rosso. Prima lavo le bacche. E poi le bollisco in una grande pentola. Ti senti meglio, Annabelle? Misuriamo di nuovo la temperatura. La temperatura si è abbassata. Le medicine ti hanno aiutata.
Adesso Annabelle beve un succo che le fa molto bene e guarisce del tutto. Bisogna un po' raffreddare il biberon. È ora di dormire. La temperatura di Annabelle è a posto. Non è più malata. Io e Annabelle siamo venuti a fare la passeggiata al mare. È venuto a piovere, perciò ho messo ad Annabelle gli stivali di gomma e l'impermeabile. Ad Annabelle piace chiudere da sola la macchina e guardare come si chiudono i vetri. Guarda che rivoli scorrono dopo la pioggia. E ovviamente bisogna camminarci sopra, altrimenti a cosa servono gli stivali? Andiamo avanti. Scendiamo verso il mare. Guarda che onde, Annabelle! Ma lì è profondo, bisogna fare attenzione. Che bello saltare sulle onde! Oi oi oi, ci siamo bagnati i piedi! Gli stivali sono pieni d'acqua! Non hai freddo? Andiamo in macchina a rivestirci.
Anche i pantaloncini si sono bagnati. Siediti, ti porto l'asciugamani. Siediti, Annabelle, ti allaccio la cintura. Tieni il biberon. Spero che ad Annabelle sia piaciuta la passeggiata.